Avremmo sperato di portare a casa il primo punto dopo aver condotto lunghi tratti, non ci siamo riusciti, sicuramente la delusione è palpabile, però bisogna ricordarsi sempre cos'è la realtà, è 1-0, la supplementare, sicuramente abbiamo dimostrato di poter giocare, sicuramente abbiamo delle cose da sistemare che sono con molta sincerità abbastanza prevedibili, perché Caragland ha fatto più partite che allenamenti e diciamo che oggi non abbiamo avuto molta fluidità con l'attacco alla zona e questo ci ha un po' tolto il ritmo e ci ha tolto il ritmo anche in difesa. Poi dopo la perdiamo ai possessi con due rimbalzi finali su cui eravamo stati bravissimi per tutta la partita, ma bravissimi perché Roma ci aveva castigato ben due volte i rimbalzi, abbiamo controllato benissimo, abbiamo pensato bene di complicarci la vita negli ultimi due possessi, un rimbalzo lungo, un rimbalzo lungo. Anche se non ci è costato poi il tiro libero di Lawal, comunque l'inerzia in quel momento se n'è andata. Mancata un po' di benzina anche alla fine, c'è la stanchezza. No, semmai lucidità. Lucidità. Benzina mentale. E avevo spiegato ai miei giocatori che le gambe vanno dove la mente indica, non viceversa. Scusa, faccio una domanda che potrebbe sembrare un po' brutta. Io ho visto Roma che entrava in area, se ci fosse proprio il Pedrosso, perché non ha messo mai così in area? Per cercare quantomeno di intimidire Roma, non per cercare di risolvere il problema. Sarà più bravo di me. Tu l'avresti messo, io non l'ho messo, che dire ora? Cioè è successo secondo me per una questione di cattivi attacchi, perché non è che nel primo tempo Roma sia entrata nell'area tanto spesso. Senti, anche quando eravate avanti il problema delle palle perse che già vinchi all'allora, sono più di 24 di cui le abbiamo spalmate su tutti bene, su tutti i 5 periodi, quello è una cosa con cui dobbiamo convivere. Forte è che la consapevolezza, penso che se non ce l'avessi già, anche questa serie è un'altra, è lunga lunga anche se l'amarezza non è personale. No, guarda, io non... quello che succede, a tutti, è che quando tu assapori una partita del genere dove diciamo controlli, non dico domini, ma la controlli per 30 minuti comunque con facendo quello, mettendo la partita sul binario che volevi, e poi dopo la perdi, e la perdi in merito di Roma e del merito nostro, ma la membrana è sempre molto permeabile, non bisogna però perdere di vista cos'erano i presupposti prima di questa sera. Noi veniamo qua sfavoriti e dobbiamo rubare una partita in trasferta. Ci siamo andati vicinissimi adesso, però non è che adesso la serie è 3-0 perché ci hanno ripreso e hanno vinto dalla supplementare, la serie è sempre 1-0 e fra 72 ore si gioca un'altra partita a Roma e avremo un'altra opportunità. C'è solo 11 di liberi tirati, questo è frutto, cioè sicuramente è un gran gioco dal perimetro, però questo è più merito di Roma che ha chiuso l'area a lunghia. Non sapevo che Roma fischiasse. No, secondo me qualche siamo un po' polli nel far vedere i contatti, perché secondo me Ragland, battendo sempre il suo uomo, qualche fischio poteva portarlo a casa, secondo me. Comunque perdere la supplementare con 30 tiri liberi contro a 11
non fa altro che non dire faccio polemica, hanno fischiato, no, dico la bontà della, della partita che abbiamo fatto. Perché stare in piedi per la supplementare 30, uno squilibrio di 19 tiri liberi è tanto. Senti, la sensazione è che Ragland sia un fattore, però, cioè si cresce di condizione, cioè per quel poco. Sì. Cioè si è molto importante. Sicuro, è un giocatore importante. Anche se oggi alla fine è stato poco lucido. Ma anche quello è assolutamente normale. Poco lucido. Okay. Però, ripeto, ha fatto più partite che allenamenti, è assolutamente normale. Coach, lei ha appena detto che la sua squadra è sfavorita, ma è sfavorita secondo lei solamente per il discorso del fattore campo o anche per altri discorsi? No, favorita è un fatto tangibile. Roma è arrivata terza, noi siamo andati settimi, Roma ci ha battuto 2 volte su 3,